Allora, buonasera. Diciamo che oggi iniziamo, secondo me, una cosa molto importante per quanto riguarda San Luri e l'alternanza del Presidente del Consiglio. Credo che sia la prima volta che si fa una prassi del genere, e chiaramente io mi sentivo di dire grazie intanto anche al Sindaco e a tutti quanti i consiglieri che naturalmente hanno accettato questa proposta, per quanto mi riguarda di buon grado. Abbiamo deciso proprio in conferenza del Capigruppo che praticamente avrei iniziato io questa prassi e chiaramente la prossima volta sarà il Sindaco a dover portare avanti tutto quanto. Abbiamo quattro punti all'ordine del giorno. Il primo è esattamente l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Credo che tutti quanti abbiate avuto dei soliti documenti che avete letto, probabilmente. Direi di passare anche su questo punto direttamente alla votazione, se siete d'accordo. Non si vota, non si vota, non ci sono. Forse non è l'appello. L'appello, va bene, la prima volta. Allora, l'appello c'è, Antonella presente, Massimiliano Idem, Usai, non c'è, Donatella presente, Carlo Idem, Laia Alessandro presente, Monica Ezzi presente, Contis Davide non vedo, non c'è, Cellino Alberto non c'è, Nuna Franco, sì. Castalberta, Giuseppe Bettatti non visto, Roberta Maccioni non visto, Congio Franco è assente, Carlo Massimiliano è presente e io sono qui. Quindi per quanto riguarda il discorso del verbale sulla precedente, non bisogna votare, ne prendiamo anche più d'accordo. Allora, il secondo punto dell'ordine del giorno c'è l'approvazione alla modifica al programma triennale di opere pubbliche 2015-2017 e elenco annuale 2015. Lascio la parola al Sindaco per usare il momento. Sono state la prevista della storia dei lavori pubblici. Spero. Sì, sostanzialmente siamo qua in consiglio per in quanto è arrivata la comunicazione da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, sostanzialmente, che specificava quelli che erano i dettagli relativi al finanziamento di 710.000 euro, nella fattispecie di due tranche da 410, da 471 a 210 per lavori di ricostruzione e messa in sicurezza di edifici scolastici, e sostanzialmente l'esigenza di arrivare in consiglio nasce dal fatto che il Ministero ha previsto bene la perdita del finanziamento la limitazione almeno provvisoria di questi lavori necessariamente affinché si possa procedere tutti i vari step della gara. È necessario che quest'opera sia inserita all'interno dell'elenco triennale 2015-2017 dell'elenco annuale. Avete anche notato che sostanzialmente è stato accorpato il finanziamento di 310.000 euro che riguarda le scuole di Via Carlo Felice, è stato accorpato un altro come l'8B che già il comune aveva di circa 98.000 euro. Questo perché? Perché sostanzialmente si tratta di lavori che devono essere eseguiti nell'edificio di Via Carlo Felice, quindi sarà previsto in quel caso un lotto A, che sono 210.000 euro finanziati con questo bando, e i 96.340 per essere precisi, con il lotto B, e anche questo il finanziamento di 96.000 era di il bando di cerca riduzione del rischio connessa alla vulnerabilità dell'edificio scolastico. Sostanzialmente si tratta di efficientamento energetico, quindi fisso tutto ciò che concerne la sicurezza degli edifici scolastici. È stato appunto inserito nell'elenco triennale ed è stato inserito anche nell'annualità 2015, perché noi stiamo partendo con l'iter per poter rendere operativa questo progetto nel 2015. Vi voglio brevissimamente, illustrare il perché è nata l'esigenza di rifare il consiglio, per il semplice motivo che dovendo noi fare una giudicazione almeno provvisoria, come ci dice il Ministero, ci sono dei vari passaggi, quindi naturalmente noi tra questa settimana, cioè tra l'approvazione di questa delibera e il 30 settembre abbiamo tutta una serie di passaggi che sono la manifestazione dell'interesse, il sorteggio delle ditte che poi verranno invitate a partecipare alla banda, le lettere di invito, poi entro 15 giorni devono essere fatte le offerte da parte delle aziende,
No, allora non c'è questa non c'è questa questo filtro, cioè noi l'unico filtro possiamo definire che abbiamo è una giudicazione provvisoria del 30 settembre 2015, quindi quello sarà una questione organizzativa, sì, capire se effettivamente si riesce a partire il 30 dicembre subito dopo, perché ci sono dei vari step. No, anche noi precedentemente avevamo capito che ci fosse un vincolo del 31 dicembre 2015 per una tranche, quantomeno una tranche, però siamo andati a spucciare tutta la documentazione, abbiamo anche sentito i responsabili di regione, cioè il capo compartimento che si occupa di questa cosa, e in effetti questo 31 dicembre non c'è scritto da nessuna parte per questo. Ovviamente oltre a questi due lavori c'è anche la €825.000 relativi alla alla riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica, però questo poi troverete, non lo troverete nell'elenco annuale del 2015, bensì lo troverete nel 2016, sì, se non ricordo male, sì, nel 2016, perché comunque nel 2016 poi ovviamente lo dobbiamo inserire nella, nel piano triennale del progetto, necessariamente, perché nel 2017 si va a Di stabilire. Dove siamo stabilire? Allora, adesso stante le questioni, cioè la quantificazione finanziaria economica fotografata oggi, dovremmo entrarci. Abbiamo una questione di cassa che va verificata per bene nei prossimi 3 mesi e mezzo, però tutto quanto sia la regione che ancora il governo non hanno fatto quella comunicazione che ormai le consuetudini che facciano questo fino a ottobre, insomma, novembre, quanto riescono, come dire, a ricordarsi una parte del nostro patto stabilità, il fondo di fondi comuni, lo Stato fa la regione, la regione in funzione di questo fa il comune. Quindi a oggi ci riempiamo, tra l'altro questo mutuo per gli impianti a LED sarà contratto proprio a fine del 2015, dopo che il progetto sarà presentato, assieme, vi avevo già detto, per capire un po' come può l'impatto di quello economico. Quindi oggi siamo abbastanza tranquilli, abbiamo pagato un saldo a poco della casa degli anziani, per €290.000, probabilmente ne metteranno un altro per fine anno, ma con già l'affidamento, come dire, possiamo parlare del 1 gennaio. Tenuto conto che ancora sia stato, perché la regione non ci hanno quantificato quanta quota di costo di stabilità, come dire, quanto ce la agiscono le stanze. E quindi gli uffici stanno proponendo una cosa di natura, un'idea per per adesso siamo sicuri? Sì, le stanno scansionando, le più grosse è questa, diciamo, una parte. Poi una parte, la sono qualcuno è ferma. Qualcuno è ferma. Perché stanno aspettando questa interruzione con la regione, che però abbiamo già iniziato, dal 1 settembre abbiamo una situazione decisa. Questi interventi della scuola, quindi, volendo essere, diciamo, prendere il gioco di danno, quando partiamo? Sul lavoro, se la gara viene giudicata in modo provvisorio per il 1 settembre, tieni conto che tutto quello definitivo ci passerebbero un mese, addirittura 25 giorni. Dopodiché, sulla valutazione tra l'ufficio tecnico, l'amministrazione e il giudicatrice e scuola, capiremo se possono partire subito con quanto disturbo, tra virgolette, arretrare la scuola, o se possiamo, d'accordo con quanto questo tuo di parlato, posticiparli o farli, come dire, a blocchi, magari i blocchi sul capotto esterno, piuttosto essere fatto con diverse tecniche, ad esempio, piuttosto che quello sugli infissi, capire un po' quando schedulare i tempi di intervento. Però assolutamente in un quadro dove l'intenzione è quella di dare alla ditta che vince l'appalto il giusto, come dire, tempo per poter eseguire il lavoro senza andare a sacrificarsi troppo, e alla scuola, soprattutto i ragazzi, i bambini, anche il corpo docente, non un disagio tale, insomma, perché ma appunto un disagio riguardo le discussioni da voi durante le lezioni. Anche perché tenere presente che nel momento in cui le aziende che si presenteranno formuleranno l'offerta che l'azienda fa deve stare ferma per 180 giorni, sì, le aziende che presenteranno l'offerta, quindi in quel range di 180 giorni è il massimo qualora di essere decidere di ragionare con la scuola, eccetera, l'azienda Zade,
cosa che non si fa mai, perché solitamente preferiamo dire andiamo in lavoro e partiamo, se male poi andiamo a casa, non le scuole, andiamo a certo più. Comprendo.
l'ufficio concordato ovviamente, il prezziario delle ditte, 15 ditte, con quello Philips, Disano, tutte le ditte che ci sono in Italia e fuori, gli appalti che hanno fatto l'ultimo a carbone, ad esempio, a carbone hanno fatto per circa 2.000 appalti, 900.000 euro di investimento, fuori però la sicurezza, fuori la progettazione, quindi parliamo di 1.100.000 euro di investimento rispetto ai 900.000. E se lo sono giudicati con un 20% di ribasso, hanno fatto lo appalto per fornitura e quasi un'altra. Abbiamo visto anche il Nord, la legge che l'hanno fatto venire alla Franca, ma poi non conviene a nessuno. Cioè lì l'utile se lo mangiano e dice, la viene alla Franca per cambiare 300 appalti. Mi sembra che in Nord da 6 anni, noi non vediamo risparmio fino a 6 anni, noi così lo vediamo per un maggiore risparmio. Però ripeto, una fase veramente preliminare che se condividi, o se condividiamo il fatto di migliorare il passo di immigrazione pubblica e speriamo guadagnare anche mantenendo lo stesso fascio luminoso, ma guadagnando anche 50-60 euro all'anno, siamo in quella fase, però ripeto, poi il problema lo vedremo, ce lo presenteranno. Sono rimasto un po' scottato da quella volta, il 31 marzo, il lunedì, se non ricordo, il consiglio comunale che si era svolto praticamente di mattina tra l'altro, quando di fretta e furia avevamo provato sotto consiglio, sindaco, c'era la fretta di presentare le regioni, erano in banco della regione su cantieri direttamente, opere immediatamente esagerati, sì. E poi tra le opere c'era quel grande progetto dell'Expo 31, quella specie di non so se definirlo che cosa, per ormai che noi non parlo di niente, non si per come era la sua origine. Lì noi cosa avevamo fatto, i ricordi? Sì, no, tutto a posto, qua il progetto, no, ma il progetto non c'è, fidate, verrà una cosa fatta bene. E poi ci siamo visti. È da lì che nasce tutta questa titubanza, ma hai ragione che quello era un progetto finito, ci si era presentato in consiglio comunale all'ultimo istante perché era l'ultimo giorno, poi di corsa il messo dovette partire in regione per presentare questo la quella faccia era così era di mattina assolutamente è un'altra cosa. L'unica esperienza che abbiamo su questo progetto che intanto per risparmiare per il danno comune dovrebbe essere la scadenza più importante, ma secondo loro i mutui contratti entro il 2012 ci danno quella possibilità di ricevere, cioè su 50.000 euro di rata praticamente 24.000 euro ci danno ogni anno nello Stato se lo facciamo entro il 2012, per quello abbiamo il progetto, ma per questo non c'è ancora, non c'è nessuna, come dire, fretta da questo punto di vista di approvare qualcosa a occhi chiusi. C'è qualche altro intervento? Io direi che si può allora mettere a punto il primo punto o il secondo punto esattamente. Chi è d'accordo alzare la mano? Chi contrario? Approvato. Immediata esecutività. A terzo punto abbiamo i lavori di completamento e adeguamento agli standard di sicurezza e tutela ambientale PIP sotto zona D3, acquisizione area. Io vi ho detto tutti i documenti, lascio passare. Sì, questa cercherà di essere sintetica. Allora, era stato rivelato in precedenza, sto parlando del maggio e del dicembre dell'anno scorso, relativamente alla costruzione della rotonda di strada per San Manasse, zona PIP, la ditta Fratellificio aveva ceduto parte delle sue superfici nel piano di realizzazione da fare in convenzione per appunto, la realizzazione della rotonda. Adesso si è manifestato l'esigenza da parte del progettista e accolta degli uffici per diciamo, migliorare anche la viabilità, la sicurezza, eccetera, di fare un'ulteriore acquisizione necessaria da parte dei fratellifici, cioè sostanzialmente sarebbe ceduto un'ulteriore parte dell'area dei fratellifici per allargare la via delle aree, questa è la strada che verrà provinciale di Stato alla
fronte c'è una parte di altri normali che ci consentiranno di allargare la strada fino al campo dell'emissione dalla strada a titolo assolutamente gratuito, senza nessun ulteriore aggravamento per il gruppo non rispetto a quello che è la sua. Sì, quindi c'è una variante in corso d'opera sulla progettazione. Sono un'acquisizione, una cessione sul progetto, quindi pari comunque. No, stava già così. Perché non si mi ha detto pari al progetto, ma progetto così. Se lei c'era chiedere una cosa, che io sto fatto, anche invece della Delizia. Ma lui quando fece il suo piano era progetto? Era già un'area di cessione. Sì, secondo me è area di cessione. Allora sì. È area di cessione. Ci stai spiegando? No! Allora, forse mi hai spiegato male, che sono allora. Originariamente noi adesso abbiamo acquisito i primi due mappali che ci hanno consentito di spostare la rotonda. Oggi ne stiamo acquisendo altri due per poter allargare la strada, cioè lui non ce la sta facendo oggi, era già previsto in cessione della sua rotizzazione, dobbiamo semplicemente spostare la convenzione, cioè no, oggi ne sta aggiungendo un era già a suo tempo. Con la rotizzazione non ci ha regalato un così. No, lui la realizza con quella rotizzazione. Rivedere un po' tutte le lottizzazioni e vedere tutte le esperienze. Ci sta Gracias.